Io oggi, dopo 11 anni, ritorno a pedalare insieme a mio fratello. Io sono più allenato, lui è in fase di riavvicinamento al ciclismo. Non so se accompagnarlo come si deve o se tirargli un po' il collo per rifarmi di quando da piccoli aveva un flipper bellissimo e non me lo prestava. Sarebbe sufficiente avere quei 2-3 km in più che lo tengono attaccato ma che pian piano lo cucinano. Ma non so, dai, non si fanno ste carognate tra fratelli. No. Ciao ragazzi, siamo on the road. Primo obiettivo, città di Bellagio. Vento contrario, pronti via subito. È già spettacolo. Siamo già stati attaccati, ma abbiamo lasciato perdere. Non abbiamo raccolto, abbiamo lasciato andare. Così deve essere. Però lì davanti, vento in faccia fa sempre male. Prima asperità di giornata, la strada che ci porta verso Bellagio è l'attacco del Ghisallo. Già fiato lungo. Girato a Bellagio, se il dio del vento dei ciclisti è buono e giusto, adesso ci deve spingere verso Como, prossima meta del nostro tour giornaliero. Siamo sul lago di Como, il lago più profondo di tutta l'Italia. Il giro del laghetto è un classico giro per chi abita nel Lecchese e nel Comasco. Lecco, Bellagio, Como, Lecco, il triangolo lariano. Ottantina di chilometri, un po' di su e giù. Se avete da farvi la gamba, qua è un buon terreno. Vi lascio sopra il link per vedere il video dedicato a questo giro spettacolo. Più consigliato in estate per la buona parte che rimane al rovescio da Bellagio verso Como, da Como verso Bellagio. Non tanto per il clima, che comunque sul lago rimane sempre abbastanza abbordabile, ma in inverno ci sono alcune zone d'ombra dove rimane sulla strada un po' di ghiaccio, un po' di brina ed è facile scivolare per terra. Raggiunta. Ah, su Como abbiamo una bella storia da raccontare. No, adesso ve la racconto, ci fermiamo per un caffettino, ve la racconto. Ovviamente un'uscita che si rispetti deve passare per la sosta al bar. Quella non può mancare mai, nessun motivo, nessuna maniera, nessun motivo. La sosta al bar ci vuole tè caldo, un po' di teina, un po' di caffeina, reintegrare. Una volta giunti sul lungo lago per raggiungere Lecco da Como, ci sono due opzioni, o meglio, due opzioni più una terza, che è una variante della seconda opzione. Quindi dicevamo, giunti quindi a questo incrocio grande che c'è in fondo alla discesa della Cappelletta, si può o salire di qua e salire per la Cappelletta appunto verso che è la strada principale, si può salire da Camnago Volta, ma si può prendere più avanti, oppure si può prendere anche questo angolo qua, che magari non tutti conoscono. Un po' fuori e poi si arriva comunque sulla strada che ci porterà in alto a Camnago. È bella, carina, a me piace, è un po' fuori dal traffico ed è un'opzione in più per
per poter arrivare in alto senza doversi mischiare sempre con le macchine. Camnago Volta offre uno spettacolo di panorama una volta scollinato. Meraviglia, sopra Como, sopra Como. Una volta giunti a Como, quindi a Solzago, da qui è tutta discesa fino a Lecco. Se c'è gamba spingiamo, se no belli coperti, tranquilli e si risparmia. Tecnica nel paese di Albese con Cassano, paese a cui che mi è caro perché diede i natali al caro amico compianto Fabio Casartelli. Qui ho tanti amici, però no, c'è la fontana che va a Santo Cielo, una fontana che funziona in piazza, sarebbe un aiuto per tutti i ciclisti in passaggio. Bello, bello anche stare a ruota, bello, bello. Mi sto preparando per lo sprint finale. Trenata ha dato gioia e lustro a tutta la pedalata. Si chiude qui, ricordatevi di lasciare un like se vi è piaciuto e iscrivetevi al mio canale Che Cosa Buona e Giusta. Un caro saluto a tutti da Roberto Il Maggio.